notare la crudeltà di Ruffo. Nonostante quelle esecuzioni, perché la matematica è bella per questo, nonostante quelle esecuzioni compiute come dire, contro la volontà pacificatrice di Ruffo, il calcolo dell'esecuzione pende da tutt'altra parte, pende tutto quanto dalla parte giacobina. Il Ruffo, quindi, come elemento modernizzatore, anziché come elemento tradizionale, come di pura conservazione dell'ordine esistente. Però, ecco, il Ruffo vuole mantenere la modernizzazione entro un contesto ideale di pensiero filosofico, eccetera, teologico, di fedeltà alla tradizione. Ecco, perché? Perché tradizione e modernizzazione non necessariamente confliggono. Ora io ho delle continue sollecitazioni alla chiusura, quindi purtroppo l'economia del convegno come dire, è tiranna più che il tempo. Però almeno questo pensiero va, come dire, sottolineato, che Ruffo è stato tirato per la giacca da una parte, dall'altra, per la tonaca da una parte, dall'altra e così via, ma rimane importante proprio per questo, e forse proprio per questo è ritenuto pericoloso, perché è l'incarnazione della possibilità di una fedeltà ai principi tradizionali pur nel movimento, nell'attenzione al divenire storico. Non è un passatista, assolutamente, non è un passatista, ma è fedele ai principi della tradizione. Ecco. Una frase che faccio sempre mia: tradizione e innovazione, dove l'uomo non è spettatore dei cambiamenti, ma è protagonista, quindi non vuol dire anche modernità. Il modernismo è quando dall'alto, da un salotto di poche persone che decidono, fanno il manuale del gioco di manotte e la distribuzione, mentre invece l'innovazione e tradizione parte dal basso. Grazie Fernando. Chi si aspettava di sentire Scoltelle? Abbiamo sentito un pensiero molto molto profondo su tutta la dinamica e di come il popolo non è così stupido. Il popolo, quando riconosce un personaggio autorevole, in questo caso per il cardinale Ruffo, lo segue. Le masse sono molto più intelligenti di quanto noi possiamo pensare. Grazie Fernando, è stato